Ecco alcuni trucchi e consigli su come iniziare al meglio la vostra nuova avventura nella regione di Galar in Pokémon Spada e Scudo. I nuovi titoli dell'ottava generazione Pokémon sono ormai nei negozi. Come ogni gioco della serie principale, Pokémon Spada e Scudo portano una serie di piccole novità nella struttura del gameplay. Ecco quindi alcuni suggerimenti su come procedere al meglio nelle prime fasi dell'avventura targata Game Freak. Scegliere lo starter migliore. Come in ogni gioco Pokémon, all'inizio dell'avventura ci troveremo davanti alla scelta di uno dei tre starter: Grookey tipo erba, Sobol tipo acqua e Scorbunny tipo fuoco. In questa generazione le forme finali non acquisiranno un secondo tipo. Tipicamente la scelta migliore è quella del tipo acqua, poiché essi hanno il minor numero di debolezze e le mosse disponibili sono tra le più forti del gioco. Nel caso di questi due titoli però, potrebbe portare ad alcune difficoltà nei primi momenti del gioco. La prima palestra è infatti di tipo erba e nelle prime fasi si dovrà avere a che fare con un gran numero di Pokémon di questo tipo. Scegliendo Scorbunny si avrà vita facile nelle prime ore di gioco, ovvero quando farete più affidamento sul vostro starter, mentre Grookey sembra essere lo starter più debole o quello più facilmente rimpiazzabile. Ci sentiamo di consigliarvi quindi la scelta di tipo fuoco se siete novizi del brand. In questo modo la curva di difficoltà, che non è molto elevata di base, sarà più morbida e avrete tempo di prendere familiarità con le meccaniche di gioco. Se siete degli esperti, vi consigliamo Sobol per poter sfruttare il tipo acqua nelle fasi più avanzate del gioco. Tenete una squadra con Pokémon di diversi tipi. Ogni nuova generazione Pokémon è una scoperta nuova, la voglia di esplorare per scoprire tutti i nuovi Pokémon è sempre alta e spesso vorrete catturare tutte le creature che incontrerete. Vi invitiamo a farlo, ma fate attenzione alla varietà dei tipi nella vostra squadra. Nelle prime fasi di gioco troverete per lo più Pokémon di tipo normale, erba o coleottero. Cercate di valutare sempre se la vostra squadra al completo sia in grado di affrontare la quasi totalità dei tipi di Pokémon che incontrerete durante l'avventura. Avere una squadra monotipo o quasi vi renderà estremamente deboli contro alcuni allenatori. Sfruttate l'esperienza condivisa. In Pokémon Spada e Scudo è stato completamente eliminato il condividi esperienza, poiché il gioco in automatico condividerà l'esperienza con tutto il team. Il Pokémon che ha combattuto riceverà la porzione maggiore dell'esperienza, mentre una parte più piccola verrà distribuita agli altri Pokémon in panchina. Approfittate di questa nuova funzione per allenare i Pokémon appena catturati e inseriti in squadra, soprattutto se con un livello più basso. Livellate in fretta. Se volete avere vita facile contro i vostri avversari, cercate di livellare nelle prime ore di gioco. Nel caso vi sentiste in difficoltà nell'affrontare determinate sfide, perdete un po' di tempo nell'affrontare i Pokémon selvatici per avere una squadra all'altezza della situazione. Cercate di portare a termine i raid Dynamax, presenti già nelle prime fasi di gioco. Non porteranno esperienza, ma possono guadagnare un gran numero di caramelle per far acquisire esperienza ai vostri Pokémon. Agli esperti invece proponiamo una sfida che li metterà alla prova. Nelle terre selvagge si potranno incontrare Pokémon di un livello estremamente superiore al vostro. Questi Pokémon non sono catturabili, ma se sconfitti potrebbero donare un gran numero di punti esperienza. Finiscono qui i nostri consigli su come iniziare al meglio questa nuova avventura di Pokémon. In descrizione troverete l'articolo completo inerente a questo video, vi invito a darci un'occhiata. Dalla redazione di Tuttotech è tutto, ciao a tutti!